Ciao a tutti ragazzi, qui è Sidonia e oggi siamo qui per presentarvi un'iniziativa molto molto particolare. In questo anno devo dire che il canale, oltre a soffermarsi sulle novità sui nuovi giochi, oppure dare spazio a rubriche di vario tipo, quali Poké Glitch e Poké Mitologia, andando ad analizzare insomma parti diverse del mondo Pokémon, abbiamo utilizzato parte del nostro tempo anche per dedicare lavoro al competitivo di Pokémon, che crediamo essere una parte fondamentale del mondo Pokémon in generale. Abbiamo cominciato nel lontano autunno 2015 con Francesco Bardini, la sua prima intervista che ci ha fatto per il canale quando ancora avevamo credo 8000 iscritti. Abbiamo poi continuato con lotte online, strategie e guide per il competitivo, culminando poi nel incredibile commentary, divertentissimo appunto commentary, del mondiale 2016 insieme a Francesco Bardini e Lorenzo Galassi del Team Acqua. Come vi ho detto però, per questo anno, per Sole e Luna e per la settima generazione vogliamo iniziare col botto, e quindi non solo faremo una guida al competitivo non appena il gioco sarà uscito ufficialmente in Europa, ma abbiamo anche in mente qualcos'altro. Non so se lo sapevate già, ma a dicembre, più precisamente il 9, il 10 e l'11, ci sarà il primo torneo internazionale della storia Pokémon. Un torneo che sostituirà i nazionali da ora in poi, al quale potranno partecipare tutti quanti i giocatori Pokémon del mondo. Quindi insomma, immaginatevelo come un piccolo mondiale in miniatura. Parteciperanno insomma le migliori eccellenze del mondo Pokémon, dai top player americani a quelli giapponesi che hanno già affrontato delle finali mondiali, a ovviamente i nostri migliori giocatori nostrani. Ci saranno alcuni membri del Team Acqua come i fratelli Gini, Riccardo Pamea e ovviamente il buon Pardini, e ci sarà anche Arash Omati, che vi ricordo aver vinto il campionato mondiale nel 2013. Insomma, sarà veramente un torneo dall'importanza storica, non solo perché ci saranno i migliori giocatori ad affrontarsi in una situazione che non è il mondiale, ma anche perché sarà il primo grande torneo di Pokémon Sole e Luna e il primo grande torneo internazionale. Certo, per questa occasione avremmo potuto organizzare un commentary, però ho pensato: perché non ci andiamo davvero tutti quanti insieme lì a Londra a fare il tifo per i nostri italiani? È da questa idea che nasce il Pokémon Millennium London Tour, un tour di una settimana nel quale avremo modo sia di visitare una delle città più belle d'Europa e del mondo, sia di vedere un torneo internazionale per la prima volta. Essendo chiaramente il tour di una settimana, non ci limiteremo solamente a vedere il torneo internazionale, ma visiteremo anche i punti più belli e interessanti di Londra, da quelli storici ai negozi più importanti per fare un po' di acquisti. Il tour sarà ovviamente fornito di una guida bilingue che parla quindi italiano e che potrà mostrarci le magie di Londra, e avremo anche un servizio navetta per raggiungere ogni giorno il punto nel quale viene fatto il torneo internazionale senza doverci spostare a piedi. Il giorno di partenza sarà l'8 dicembre, giorno nel quale prenderemo un volo diretto EasyJet da Roma Fiumicino a Londra durante la fascia oraria di viaggio diurna, quindi si parla dalle 12 alle 14. Chiaramente per le persone che prenoteranno avranno poi in mail l'orario specifico del volo. Una volta arrivati a Londra ci prenderemo il primo giorno libero, quindi poseremo i bagagli, ci faremo una doccia e poi andremo a visitare liberamente la città. I tre giorni successivi, il 9, il 10 e l'11 dicembre, saranno interamente dedicati, per chi vorrà ovviamente, al torneo internazionale Pokémon. Quindi andremo con la navetta all'interno dell'Excel Exhibition Center e andremo a vedere il 9 dicembre il Day 1 dei Master, e per chi vorrà anche quello dei Senior e dei Junior, il Day 2 dei Master il giorno 10 dicembre e la Top 8 il giorno successivo. E naturalmente chi non vorrà fermarsi tutto il giorno a vedere l'internazionale potrà tranquillamente visitare liberamente la città. Gli ultimi due giorni invece avremo delle escursioni con la nostra guida e potremo quindi visitare un sacco di posti davvero fantastici. In particolare il giorno 12 visiteremo West End, Piccadilly Circus e Trafalgar Square, e andremo anche a farci un giro al Forbidden Planet, che forse molti di voi già conoscono perché è un must per ogni appassionato di anime, manga o videogiochi. È un negozio incredibile nel quale si trova veramente di tutto. La giornata terminerà con una visita all'Ancelor Mittal Orbit, una spettacolare torre di osservazione alta addirittura 115 metri e vicina al Parco Olimpico di Stafford. L'ultimo giorno di pernottamento invece ci dedicheremo alla parte più storica di Londra, diciamo. Più precisamente visiteremo Buckingham Palace, il Big Ben, e faremo un giro sulla London Eye, la ruota panoramica più alta d'Europa con i suoi 135 metri di altezza. Inoltre faremo anche visita al British Museum, che ha, tra le altre cose, una sala dedicata interamente alla cultura giapponese. Chiaramente vi ricordo che la sera ci andremo a fare un bel giro fra i pub di Londra e garantiremo per almeno una sera una cena tutti insieme. Saremo tanti perché il massimale di prenotazione sarà di 30 persone, quindi non è facile collocarle tutte e 30, ma almeno una sera vi garantisco che faremo una cena tutti quanti insieme. E per le restanti magari ci divideremo, chi è disperso la sera prima non verrà quella dopo, magari lo ritroviamo tra 3 giorni come Riccardo, non è che ci siano poi tutti questi problemi.
Io vi ricordo che per prenotare questo viaggio, per avere informazioni sui costi e quant'altro, dovete cliccare il link in descrizione che lascio sotto a questo video. Mi raccomando, solamente le prime 30 persone che riusciranno a prenotare per prime riusciranno poi effettivamente a viaggiare a Londra. Questo non perché vi vogliamo male, ma perché fare un gruppo di più di 30 persone sarebbe pressoché impossibile e il risultato sarebbe confusionario. Il prezzo che troverete in pagina è comprensivo di qualsiasi cosa, volo e hotel, non ci saranno altri costi aggiuntivi, salvo ovviamente il cibo che comprerete a Londra. E vi ricordo anche che nel prezzo è compresa sia una borsetta del viaggio a Londra con dentro una maglietta scelta tra teoria confermata e prese G del canale, e inoltre avrete anche in omaggio una notte di pernottamento presso Villa Luna, che è l'hotel che si trova in casa mia, quindi potrete venire a trovarmi in Toscana. Per il resto ragazzi, se dopo aver compilato il form e effettuato la prenotazione avrete altri dubbi, scrivete alla mail pokemonmillenniumtour@gmail.com e riusciremo a rispondervi a brevissimo alle vostre domande. Dai Sidonia è tutto, Chiara e Sigma sono dall'altra parte della cam che non si fanno vedere perché Sigma è tutto quanto raggomitolato come un serpente attorno a Chiara e quindi è impossibilitata a muoversi come se fosse un legatutto, e quindi noi ci auguriamo di trovarvi presto a Londra. Ciao ragazzi. Pardo, sei contento? Si viene a Londra?